Appassionati di calcio, ben ritrovati. Vi invitiamo all'ascolto di Juventus, una signora per due. Ben ritrovati, ecco qui la risatina del nostro amico Woodpeck. Woodpeck, insomma, il no? Ci sta benissimo perché siamo qui, Juventus una signora per due, nel nostro speaker a parlare di questa indegna stagione. Ezio, come stai? Ezio è da una parte avvilito, dall'altra adirato, però prima voglio salutare tutti gli amici di Juventus una signora per due, a tutti coloro che prediligono l'audio, il suono, sì, il suono. All'immagine, e ai quali dedichiamo questo podcast originalissimo. Allora, originalissimo e arrabbiatissimo, perché io dico non si può chiudere una stagione in questo modo, per decenza, per rispetto ai tifosi, per rispetto a tutti. Ieri abbiamo visto una partita da calcetto della serie con i congedanti, quelli che a militare dicono domani è l'alba, che facciamo? Facciamo un po' di numeri stasera. Non ci sta a perdere in questo modo, non ci sta a disputare una cioè giocare in questo modo, non ci sta a puntare al quarto posto per la Juventus, Ezio. È stata chiusa una stagione in modo indecente, esattamente come è iniziata, esattamente come è proseguita. E la sua conclusione, vale a dire una vittoria nelle ultime quattro partite, peraltro una vittoria contro la corazzata Venezia, sì. E quindi vittoria pura sofferta, come qualcuno ricorderà, esattamente nel solco della tradizione allegrumena, vale a dire quando l'obiettivo è raggiunto, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. Beh, ieri abbiamo fatto entrare il Venezia, la Fiorentina nuovamente in Europa, dovremmo sì, essere, prima, ci devono essere riconoscenti. Prima abbiamo dato speranza al Genoa di salvarsi, esatto. Poi abbiamo mandato la Lazio in Europa League, e ieri abbiamo consegnato la partecipazione alla Conference League alla squadra gigliata. È stata una partita, un pietoso eufemismo, no? Un larvato tentativo di calcetto a 11. Sì, esatto. Questo tu dici, sono andati a mangiarsi la pizza, probabilmente dopo. Prontamente trasformato nel solito florilegio di insulti al football, perché non mi è stato dato vedere tre passaggi di fila, mi è stato dato purtroppo vedere i cosiddetti stop a inseguire, vale a dire ti arriva la palla, la tocco e poi la rincorro per 50 metri. Non ho visto un tiro in porta, anche questo nel solco della tradizione di tutta questa annata. Morata si sarà fatto grandi risate, soprattutto sul profilo Instagram della Juventus. E poi ci sentiamo dire che abbiamo concluso l'annata degnamente e che è stata pure una buona annata. Tu non ti senti preso in giro? Sì, assolutamente, quello che ho detto, ci vuole un po' di eleganza in tutto. Quello che oggi è la Juve è arrogante e non elegante. Vogliamo dire che io direi evitate di dire o di pensare che quest'uomo ha la faccia come il deretano, perché ci sono deretani infinitamente più belli della sua faccia, sì. e soprattutto a volte contengono pure un cervello, cose che è dato dubitare alla luce di queste dichiarazioni, tra l'altro surreali, demenziali, ridicole, di cui è stata costellata la stagione, e che indicano l'appartenenza di questo individuo, di quello che io chiamo il professor Scagazza, in una dimensione immaginaria, in una realtà virtuale che conosce solo lui, questa nella migliore delle ipotesi, perché se dovessimo anche pensare che lo fa apposta a prendere per in giro tifosi ed azionisti, ecco, allora interverrebbero altri pensieri. Sai, se io non sono, tu capisco il tuo punto di vista, meno adesso c'è molto meno da difendere, questa è una stagione storta, ci sono persone che difendono oltremodo l'operato. Allora arrendetevi alla realtà dei fatti, e soprattutto, d'accordo, la colpa sarà molto di chi come dire, siede in panchina, ma ragazzi, le scelte scellerate le hanno fatte altri, e lì probabilmente bisognerebbe veramente attuare un processo di riflessione, giusto? Non solo di riflessione, penso, ricomposizione di tutti quei pezzi, di quella tessera del puzzle che compongono il DNA juventino,
che è stato letteralmente fatto a brandelli per tutto l'anno, perché io non accetto l'alibi che la partita di ieri contava nulla. Certo, contava nulla sotto il profilo del risultato per la Juventus, ma ci sono altre cose da salvaguardare, a meno che alla Juventus, e chi sostiene questo alibi sia veramente una bruttissima persona, perché io sono convinto che la dignità è ancora un valore. No, sai, il rispetto, scusami Massimo, prego. Il rispetto per la maglia, il rispetto per la gente che paga profumatamente, il rispetto per un senso del dovere che impone di fare le cose bene fino all'ultimo secondo, la regolarità del campionato, perché comunque noi in queste ultime partite abbiamo affrontato squadre che avevano, secondo ovviamente la loro statura, obiettivi importanti per i quali giocare. Faccio una domanda, ma tutte questi saluti e queste dismissioni, Bernardeschi, Dybala, forse Morata, è stata la mossa giusta affrontarle in questo momento, o si poteva aspettare la fine del campionato e dire ok, ultima giornata giocata, poi le decisioni le avevano già prese, decidiamo dopo, così questo pensiero non va ad influire su quello che potrebbe essere il vostro futuro rendimento? Ma infatti io sono chiedo così, perché cioè come quando ti devono mandare una lettera di licenziamento, te la mandano il venerdì, perché se no così ti fai un bel weekend. Guarda, posto che i giocatori nella maggior parte dei casi hanno un'intelligenza caprina, va bene, però proprio perché hanno un'istintività animale, anche qualora non fosse stato loro comunicato che non avrebbero più fatto parte del cosiddetto progetto, che ancora vogliamo capire che cos'è, probabilmente non avrebbero, le cose non sarebbero cambiate. In ogni caso, sotto il profilo della strategia aziendale, ritengo un errore aver anticipato in modo pubblico quelle che sono state certe decisioni. Però del resto sappiamo perfettamente che ormai le modalità comunicative di questa, sì, sono quelle che di sono. Questa società sembrano veramente affidate alle dilettanti. All'accetta, nel senso, se ti va bene così, se no va bene lo stabilistes, come si dice in piemontese, no? Che trovo abbastanza. Poi ricordiamolo, parliamo di calciatori, però, che avranno una collocazione, ci mancherebbe, però Massimo, scusami, io da imprenditore o da professionista sono solito, quando sono chiamato, e a volte sono l'ultimo a dover decidere delle cose, a presentarle in modo diverso, o comunque te le presento in modo tale per cui ti appaiono quasi condivise, sì. E non voglio dire quasi come se l'avessi presa tu, no, certo. Però c'è uno stile, c'è una modalità che alla Juventus è stata accantonata, dimenticata, ad appannaggio della vil moneta, e secondo me, se noi vogliamo davvero dei cambiamenti sostanziali, è lì che dobbiamo andare a colpire. Io invito i nostri amici a sostenere questa cellula di resilienza anti-allegrumena, anarchici carbonari. Disertate lo stadio, non comprate gli abbonamenti TV. Guardate solo Massimo Tadorni e me su YouTube, e ascoltateci su Spreaker. Esatto, vuoi salutare qualcuno, no? Da quello che alla fine mi hai detto. Io sono molto contento, e soprattutto devo ringraziare i ragazzi. Io sono molto contento. Juventus, una signora per due. Allora Ezio, so che vuoi salutare qualcuno a cui mi associo assolutamente, che ci seguono sia su Spreaker sia su YouTube, Juventus una signora per due. Sì, tengo a salutare alcuni degli amici che appunto fanno parte anche della nostra community, tra di essi ovviamente non tutti, ci scuserete per ragioni di tempo, ma nelle puntate a seguire provvederemo a colmare le mancanze. E quindi saluto Longobardi Alfonso, saluto Salvatore Acuna, Mario Pronio, Maurizio Lostuto, Pierluigi Bergamin, Leonardo Aniballi, Antonio Loggio, Sebastiano Bertolami, Luigi Mezzacasa, Vincenzo Caruso, ce ne sono tantissimi, Massimo, Antonio Lamberti, Massimiliano Pellicci, Erika Calcagno,
e mi scuso, e tutta la compagnia. Allora, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Come dicono tutti i più bravi, attivate la campanella, il ciuchin. Noi vi ringraziamo, naturalmente ci trovate su Spreaker, su YouTube. Arriva la campanella, la senti anche per noi? Ho sentito che è suonata la campanella anche per noi e credo che ci sia un'ultima cosa da fare, Massimo. E stavolta bisogna sbatterla, L'ultimo, chiuda la porta. Ci sentiamo presto perché noi saremo con voi anche durante tutta l'estate. Ciao, Ugo. È finita. Match sostanzialmente equilibrato. Il triplice fischio finale manda Maletto e Tadorni negli spogliatoi. Juventus, una signora per due.